Mi hanno detto che sei proprio brava a scuola. Di nuovo promossa, brava. Dove vai, Laurita? Finisci di spolverare. La mamma ha detto che devo mettere in ordine la casa. C'è tempo per mettere in ordine. Adesso da brava mi tieni compagnia. Siamo intesi, Fragoletta? Ma... Silenzio! Non ci sono ma. Sei bellina, Laurita. Sei proprio una ragazza graziosa. Con quegli occhi tanto luminosi. Sembrano due diamanti. Vieni, vieni qui un momento. Sei davvero attraente e molto ben fatta. Ma sei anche testarda come un mulo. Vieni. Vieni. Guarda. Ti piace? È tua, tieni. Vedi come sa essere generoso Manuel, anche con le ragazzine capricciose come te? E ora avvicinati che ti metto la collana. Come vedi so essere anche gentile. Non sono fatto come te, io. Mi lasci, per favore! Oh, sì! Come no? Ti assicuro che avrai tutti i favori che mi chiederai. Però prima tu devi imparare ad essere carina e obbediente. Soprattutto con chi mantiene alla bella vita senza lavorare, te, tua madre no. e tua sorella Amanda. Mamma, aiuto! È inutile che strilli, sono andate a Hunin, le ho mandate a far compere. Siamo soli, cara la mia santarellina, soli, tu e io. No, non voglio, non voglio! Vieni, amoruccio, facciamo così. Ti porto a fare una bella cavalcata. Così ti mostro quanto è grande la nostra tenuta. Ti porto a vedere che bella la mia villa nel sud del Ciapelco. E ti regalerò uno stallone arabo che è una meraviglia. No! Non ti permettere mai più di dirmi di no. Non ti permettere mai più di dirmi di no. Laurita, sono io. Mamma! No! No! Manuel, questo no! Sei una brutta Manuel, schifosa! No. Spia! No. Piantala, piantala! Dormi, mamma. Quante sofferenze per causa mia. Oh, se trovassi il coraggio di parlarti, se ne fossi capace. Quanto è orribile l'animo di quel mora. Dovrei offrire qualcosa di grande al Signore. Lo farò. Ma che cosa? Che cosa? Mercedes, questa è stata una buona stagione, perciò voglio che sia una bella festa, hai capito? Sì, d'accordo. Dei miei cavalli e delle belle donne! Evviva la guerra! Evviva! Di, Laurita, andiamo a ballare? Parlo con te, Laura. No, non posso. Non mi sento bene. Avanti, ma che storia è questa? Non lo sai che noi uomini creoli abbiamo il ballo nel sangue? E tu adesso hai davanti a te il miglior ballerino di tutto il Ciapelco. Vieni. Mercedes, ordina immediatamente a tua figlia che venga a ballare con me, altrimenti vedrai. Giuro che io stesso vi frusterò a sangue tutte e due. No, magari te. Mi dispiacerebbe sciupare un fiore tanto bellino come te. Laura,
Vai in camera tua. E adesso? Ammazzami, ma lascia stare Laura. Luis! No. Luis, tieni! Tienila! Adesso la mia vita è interamente tua, Signore. Prendila, io te la offro per la salvezza della mia mamma. Gente, è straripato il fiume! Lasciate le vostre case! Presto, presto! È straripato il fiume! Su, sbrigatevi! Dai, bambini, dai! Su, Sam, presto! È svenuta, presto! Presto! Addio! Dottore, lei vuole farmi guarire, ma non sa che questa è la mia ultima malattia. Laura, devi stare tranquilla. Le medicine ti aiuteranno. Prendi la medicina e cerca di dormire. Ecco. Brava. Riposa serena adesso. Grazie, mamma. Chi è? Samuel. Cosa vuoi da noi? Apri. È troppo tardi per tornare all'estanzia. Passerò la notte qui. Per favore, Manuel, non fumare. A Laura può fare molto male. Che me ne importa a me di quella? E crepi pure. Malata. Laura, che cosa fai? Mamma, se lui resta qui io me ne vado dalle suore. Ti ho sentita che non mi vuoi qui, santarellina, ma io faccio quello che voglio! Basta, Manuel, basta, basta! Basta a me, ma come osi? Basta! A me! Ma che succede? Se ne sono ogni piccolo! Sì, coraggio! Eccolo, è stato lui! È stato lui! Certo, eccolo lui! Aiuto! Fermati, prendiamolo! Fermati! Adesso!
Laura. Laura, è tutto passato. Sta tranquilla. È tutto finito. Sì, mamma. Ora andrà meglio. Mamma, vieni qui. Dimmi, cara. Io ti sto per lasciare, mamma. L'ho chiesto in preghiera espressamente a Gesù. Gli ho offerto la cosa più preziosa, la mia vita, per ottenere la grazia che tu possa tornare a Lui. Laura! Laura! Grazie, Gesù. Grazie anche a te, Maria.